dovete sapere una cosa di me. A me piace molto Magic the Gathering. Sono stato introdotto a questo magico mondo grazie a un mio compagno di classe che durante le lezioni a scuola mi ha iniziato a dire: dai, giochiamo a Magic, pur di non seguire le lezioni. Grazie Sasha, questo te lo devo. E in questa valigetta stile Seto Kaiba tengo tutte quante le mie carte di Magic. Ovviamente questi sono divisi in comuni sotto e non comuni sopra, mentre quelli con un valore un po' più alto sono qua dentro. In questi ultimi anni, in alcuni mercatini dell'usato, all'aperto e non, ho trovato molte carte di Magic. Tra mazzi e figurine singole, questo è il sacchetto che fino ad ora mi sono procurato. E oggi ho deciso che sbusteremo tutti questi pacchetti singoli. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mercati dell'usato. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Partendo soprattutto da questo è stato il primissimo pacchetto di Magic che ho trovato andando a Cormano. Cormano, ormai voi lo saprete, è uno dei miei punti di riferimento per gli oggetti dell'usato che preferisco. Ma questo, quando l'ho trovato, è stato veramente una sorpresa. L'ho pagato un cazzo e me lo sono portato fino ad ora e ancora è impacchettato. Ma in questi ultimi 2 anni in cui sono stato a Rimini ho trovato molti altri pacchetti molto vecchi. Ad esempio questi sono del set base 2012, questo che ho trovato a Lucca del set base 2010. Questi sono 3 pack, non ti so dire effettivamente di che edizione, ma per esempio questo è del 2014, anche se pensandoci basta leggere la data. Questo è del 2017, questo è del 2004. E quest'altro sacchetto ce lo teniamo per un'altra volta. La logica mi porta a pensare di iniziare da il pack più vecchio. Questo qui, prodotto promozionale del 2003. Se volessimo sapere di che espansione si tratta, basta leggerlo sul retro. Magic l'adunanza. I migliori cominciano con il set base 8ª edizione. Chissà se si aspettavano di arrivare fino al 2021 e anche oltre. Spero che Magic non muoia mai, perché se c'è una cosa che mi ha spinto a iniziare a giocare a Magic sono stati soprattutto i disegni. I disegni di Magic sono uno splendore. Che tra l'altro, piccolo puntino su una i, tutti questi li ho trovati alle mie vacanze a Rimini, in appunto negozi dell'usato, ma anche in alcune fumetterie che vendevano appunto pacchetti molto ma molto vecchi, e tra l'altro non avevano neanche più le espansioni nuove come questa qua del 2020 o del 2021 addirittura. Questi qua li ho trovati in un negozio dell'usato a Rimini, questi qua li ho trovati dentro un'edicola che pacchetti non ne avevano più, mentre questo qui appunto l'ho comprato a Lucca e questo qui a Cormano. E appunto inizierei da questo qua. Sono mega in ansia perché questi sono quei tipi di video che puoi fare una volta sola. Se rovini questo video, basta, non puoi certo recuperarlo. Ecco qua. L'odore di carte vecchie proprio. Vediamo che cosa è uscito fuori. Prima di tutto è uscito fuori questo, con scritto gioco principale. Fa sempre uno strano effetto vedere le carte con il contorno bianco e non con il solito contorno grigio. Abbiamo una foresta, una montagna, una palude, un'isola, una pianura, un wurm devastatore, un martello vulcanico, costa 2, infligge 3 danni a una creatura o a un giocatore bersaglio, classico effetto delle carte rosse, uno scavatombe, riprendere in mano una carta creatura bersaglio dal tuo cimitero, azz, un estirpare l'anima neutralizza una magia creatura bersaglio, fantastico, e questa per qualche motivo era sotto sopra, uno stormo di aviani. Ammetto che da questo mi aspettavo molto di più, ma è un prodotto promozionale. Ok, belle. Il prossimo è questo qua del 2004, chiamata alla gloria. Ah, sono un po' di carte miste queste invece. Uno Spritting Hurt. Questa carta è abbastanza rotta, devo essere sincero. Costa 2 e fa danno a una creatura pari al numero di montagne che controlli. Cazzo, c'hai 20 montagne, fai 20 di danno, è fantastica questa. Bestia da guerra di Pirexia. Offerta divina. Distrugge un artefatto bersaglio, guadagni un numero pari di punti vita pari al costo di lancio.
Beh, mica male per una carta 2. Gatto nero, va bene. Melma ingurgitante. Intreccio di fine estate. Questa non so come si pronuncia effettivamente. Kjeldor Elite Guard. Attendenti dell'oracolo, tutto il danno che verrebbe inflitto a una creatura viene invece inflitto a questa carta. E infine, Kelsingo Ranger. Questo non mi aspettavo niente di che, ma mi aspettavo molto di meglio. L'unica carta veramente buona è questa. Prossimo, set base 2010. Non ho grandi aspettative di trovare effettivamente qualche carta iper rara, ma la speranza appunto è l'ultima a morire. Questa si è aperta malissimo. Iniziamo bene allora. Che a me poi piace conservarle le bustine di Magic. Alcune ce l'ho anche appese sul muro. Servitore illusorio. Picchiere goblin. Ponderare. Pipistrello Kelinor. Verdetto divino. Questa l'ho usata anch'io in un mio mazzo. Miraggio convincente. Corsiera centaura. Eliminare. Questa la usava un mio compagno di classe. Sciacallo famiglio. Libro delle magie. Costa 0 e non hai un limite massimo di carte nella tua mano. Wow! Questa è veramente bella. Cucciolo di drago. Scatenare il disordine. Ecco la carta dorata. Legame sanguigno. Ogni qualvolta guadagni punti vita, un avversario bersaglio perde altrettanti punti vita. In un mazzo nero-bianco, secondo me, ci potrebbe stare. Un'isola e... ripulire i tomi. Costa 1 e un giocatore bersaglio mette nel suo cimitero le prime 5 carte del grimorio. Cazzo, per costare 1? Questa qui la mettiamo nella sezione blu. Sapete, sono anni che avrei voluto fare un video del genere, ma non ho mai avuto modo di poterlo effettivamente renderlo interessante. Grazie ai mercati dell'usato credo di esserci riuscito, perché certi pacchetti sicuramente non sono facili da trovare. Prossimo, set base 2012. L'odore di carte appena scartate mi fa diventare scemo e mi riporta a una dimensione mentale molto più giovanile di quella che sono adesso. Benevolenza oscura. Questo ce l'avevo. Con questa voglio portare indietro quelli vecchi come me. Non so quanti di voi se lo ricordano, ma c'è stato una volta in cui in un numero di Topolino regalarono un pacchetto con 3 carte di Magic e questa carta era una di quelle. Porca troia. Clemenza dell'angelo, questa la usavo anch'io. Demistificare. Orso zampa di runa. Draghetto del baratro. Balzo possente. Scavatore goblin. Nebbia, questo ce l'avevo nel mio mazzo verde. Urlo di carneficina. Artiglio di drago. Ogni qualvolta un giocatore lancia una magia rossa puoi guadagnare un punto vita. Bello. Rinforzi tempestivi. Anello dell'oblio. E signore dell'irreale. Le creature illusioni che controlli prendono 1/1 e hanno antimalocchio. Beh, mica male antimalocchio. Altro pacchetto 2012. Sincero, quante possibilità ho di trovare un Planeswalker in questi pacchetti? Secondo me neanche una. Sciame divoratore. Promessa dei guardiani. Scavatombe di nuovo. Quindi abbiamo trovato 2 volte la stessa carta in 2 edizioni diverse. First reaction. Shock. Basilisco maggiore. Manalito. Aggiungi un mana di qualsiasi colore alla tua riserva di mana. Beh. Beh, buona questa. Questi artefatti vecchi mi piacciono. Tagliatore Anfin. Grifone sentinella. Cadere a picco, questa ce l'avevo. Pelle di troll. Tutore diabolico. Controllo mentale. Ragno scaglia pungiglione. Arconte della giustizia. Quando l'arconte della giustizia muore esilia un permanente bersaglio. Buono. Prossimo pacchetto, 2014. Questo tra l'altro è uno di quelli promozionali che davano appunto ai suddetti eventi. Divoratore di speranza, 1-2 febbraio 2014. Rivendicazione di Erebos. Guardia celeste di Akros. Astricida di Setessa. Lottatore velo irsuto. Ardore dei mortali. Apparizione di Nixiana. Questa mi piace un sacco il contorno. Ah, ora me lo ricordo questo evento. Me lo ricordo. Era quello delle carte in stile antico greco. Protezioni di Karametra. Schianto del martello. Infatti questa carta ce l'avevo nel mazzo rosso. Asfissiare. Tempesta improvvisa. Titano offusca palude. Apparizione del passo sfuggente. Annegare il dolore. Bruto del folgore. E indorare. Prossima bustina, 2017. Anche questa sarà una bustina di carte random. Seaside Citadel. Desert of Glorified.
Sì, sono tutte terre. Desert of Mindful, lupo mannaro rovente. Questa mi sa che ce l'ho, tra l'altro. Sì, questa ce l'ho. Sono sicuro, questa ce l'ho io. Questa è una carta che si switcha. Queste tipi di carte mi fanno impazzire. Tra l'altro questo è un disegno molto Bloodborne. Groffi Skitur. Truppe d'assalto. Strega ruba pensieri. Gelifero. Dogspile. Muro abbagliante. Aspetta, scusa, questa carta costa 2. C'ha 5 di difesa e può bloccare un qualsiasi numero di creature. Cioè, wow. Unflinching Courage. Istinto assassino. Orgoglio di Clashdor. Questa comunque è bellissima. Questa è bellissima. E infine, gli ultimi due pacchetti. Il primo è questo. Earthpiercer Bow. Angelic Gift. Fortress Crab. Vial of Dragonfire. Brightwood Tracker. Dagger Sail Ironheart. Sleep Paralysis. Tricket Crasher. Murder. Questa c'è da anni, questa carta. Scuttlemuth. Overcome. Noxium Grasp. E Bag of Holding. È un artefatto. Quando scarti una carta, esiliala dal tuo cimitero. 2 più il tappi, pesca una carta, scarta una carta. 4 più tappa più sacrifica la Bag of Holding, ritorna tutte le carte esiliate nella mano del proprietario. Wow, con la giusta combinazione questa è una buona carta. E infine un'isola è il Sky Knight Vanguard. Ultimo pacchetto della giornata. Baffaldor, Inspiring Capitan, Yokedox, Metropolis Sprite, Scorch Spitter, Vorsklaw, Phantom Fleet Cathor, Infuriate, Chandra Ember Cat, Portal of Sanctuary, Apostle of Purit Light, Vengeful Warchief e Masterful Replication. Istantanea con scegli uno, crea 2 golem 3-3, scegli un artefatto che controlli, fino alla fine del turno tutti gli altri artefatti diventano una copia di quell'artefatto. Mica male. Mica male questa. Sinceramente non abbiamo trovato niente di che. A parte alcune carte brillanti, mi sento di dire che non abbiamo trovato nulla di eccezionale. Però vedere queste carte con la data mi piace un sacco nell'album. Non ne ho neanche tantissime, purtroppo. Questa 2014, questa 2015, questa 2013, questa 2013 è ancora ed è stata la mia prima espansione, ovvero la fine del labirinto, e basta. Magic avrà sempre un posto importante per me nella mia lista di giochi di carte, soprattutto per, come ho detto, i disegni sono sempre stupendi. Questo giro purtroppo non abbiamo avuto grande fortuna, però magari le prossime volte nel sacchetto troveremo qualcos'altro. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!